Senza tetto e degrado, nel parco di Piazza Kennedy arrivano le forze dell'ordine. Momenti di tensione questa mattina nell'area quando tre barboni hanno improvvisamente dato in escandescenze dopo aver assunto probabilmente molto alcol. Scattato l'allarme sono arrivati i soccorsi del 118, dei vigili urbani e polizia. Le tre persone sono state prima medicate e poi allontanate tra lo stupore e paura di chi in quel momento si trovava all'interno del polmone verde del centro città. Intanto i cittadini si lamentano per un parco abbandonato al degrado, sporco e incivile. Qui c'è poco controllo, quasi niente, è quasi tutto distrutto, non c'è più niente, ma se guardate bene, erbaccio dappertutto, cartacce e queste cose qui, è stato completamente abbandonato questo posto. Ci sono molte persone che sono ubriache, vanno a dare fastidio ai ragazzi con domande inopportune, molte volte succedono queste cose qui. Quando venivo a prendere i soldi qui in banca, hanno notato che ci stanno moltissimi, molti tutti portano cani grandi a far bisogno e compagnia per nel giardino, sarebbe proibito. Ho anche come buonsenso che ci sono i bambini che giocano. Quali sono le ore pericolose? Dalle 10 fino a mezzogiorno l'1. Poi che succede? Di notte diventa un posto tranquillo? No, neanche. Ci sono anche molti altri barboni che la sera che anche dormono per di qui a terra sulle panchine.